Insieme la seconda preghiera di Collietta, pagina 20.
Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi sia sceso il tuo unigenito, nostro Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mettiamo seduti. Comparire ora allo specchio di Dio in nostro favore.
e non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoia una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essere offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario, per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi, attraverso il velo, cioè la sua carne. E poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza, il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio.
Signore. Che adesso non avete la forza, no? Di poter accogliere e ricevere.
dice ai suoi, dice verso Betania. Alzate le mani, li benedisse. Cioè nel momento dell'addio, Gesù alza le mani sugli apostoli, sui discepoli, allarga le braccia, li raccoglie e li stringe a sé e poi li invia. Tra parentesi, Betania non è un nome a caso, è un luogo preciso, vicino Gerusalemme. Ma sapete che significa Betania? Non ci avete mai pensato. La prima parola, Betlemme. Ve la ricordate Betlemme? Betania. Betania significa casa dell'amicizia, casa dell'accoglienza. Betania era il luogo, il paese di Lazzaro, di Marta e Maria, gli amici intimi di Gesù, per dire che Gesù ci consegna la sua amicizia, ci consegna, ecco, questo suo andare ma rimane al nostro fianco e gli benedice. Viviamola questa domenica, questa settimana, ecco, nel ricordo dell'ascensione. Non è Gesù che se ne va per i fatti suoi in cielo, ma è l'invito a noi di stare al suo fianco, di sforzarci di vivere la sua presenza, di sforzarci di essere come Lui, figli di Dio, di sforzarci di vivere la nostra vita cristiana, il nostro essere chiamati figli di Dio, il nostro essere Dio. Dice, ma io dico parolaccia, ma io ne compiono di tutti i colori. Ma non c'è solo questo, no? Questa è la buccia, no? Quante volte vi ho portato l'esempio dei figli d'India, eternamente sono spinosi, come tutti noi, o no? Ma se andiamo oltre quelle spine, c'è tanta dolcezza, c'è tanta profondità. Allora non torniamoci soltanto all'esteriorità, ma scendiamo in profondità e gustiamo il dono di Dio verso ciascuno di noi. Ci mettiamo in piedi. Rinnoviamo la nostra fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica.
pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore vi chieda di dare per mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci mettiamo in piedi. Accoglio, Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del Figlio tuo e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo Raffaele, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Nicodemo, e quanti affidiamo alla tua clemenza. Ammettili a vedere la luce del tuo volto, di noi tutti, dei nostri cari, di quanti si affidano alle nostre preghiere e dei nostri ammalati. Abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonio, nostro patrono, San Paolo della Croce e tutti i santi che in ogni tempo ti furono crediti. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e do l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e il perdono del Signore
Ecco, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi ricordo che in settimana avremo alcuni momenti importanti. Giorno 2, le prime confessioni al pomeriggio con tutti i bambini del gruppo Matteo, i ragazzi che hanno vissuto il primo anno di catechesi e l'anno 21 dovrebbero ricevere la prima comunione. Giorno 3, primo venerdì del mese, c'è la Santa Messa in suffragio di tutti gli iscritti di Via dei Frutti e, conclusa la Santa Messa, l'adorazione eucaristica comunitaria. Giorno 4, che è la vigilia della Pentecoste, faremo in serata tarda